E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi continuiamo con il video dell'allestimento della moto e sono andato a prendere su Amazon questa volta una cosina abbastanza carina che penso che avrete già capito di cosa si tratta, ovvero delle borse da attaccare alle nostre barre paramotore della Lomo. Marca che magari non è molto conosciuta, molto ben brandizzata, però comunque presentano queste sacche appunto per il paramotore, stagne, sono stagne e si possono poi, si andranno a chiudere a rullo, quindi sono impermeabili di una capienza di, dovrebbero essere 6 litri e mezzo se non sbaglio, o 5-6 litri e mezzo l'una, quindi andremo a aumentare la capienza della nostra moto di 10 litri, 10-12 litri, quindi andiamo ad attaccarla. Ok, andiamo ad attaccare la prima borsa, il primo lato. Partendo dall'alto. Ok, quindi infiliamo dentro qua. Questo modo, facciamo anche dall'altro lato lo stesso passaggio. Ok. E poi andiamo a infilare nella chiusura. Ok, è abbastanza semplice come montaggio. Non ci vuole una scienza, è comunque appunto semplice e abbastanza veloce. Ugualmente andiamo a prendere il lato inferiore e andiamo ad attaccarlo un po', diciamo, dove abbiamo lo spazio e il posto per attaccarlo. Ovviamente ogni paramotore poi avrà la sua configurazione, però è adattabile un po' a tutte, quindi a tutti i tipi di paramotore. Borse che devo dire che sembrano di una buona qualità e comunque non costano neanche tanto. Sono abbastanza economiche, sui 50 euro, 50-60 euro, ve le portate a casa, quindi se avete delle barre paramotore, io penso che siano l'ideale. Abbastanza veloci da installare e voilà. Poi qua andremo a chiudere a rullo, ovviamente con dentro vuote non è che hanno tanto senso, però comunque vedete che comunque è abbastanza fissa, poi si va a regolare tutte le chiusure, quindi non dovrebbe andare a cadere. Poi vabbè, è vuota, magari adesso andrò a metterci dentro qualcosa. Provo magari a infilarci dentro la tuta antiacqua per vedere come poi può essere utilizzato, essere chiuso. Comunque sì,
vedete che poi bisognerà allargarlo un pochettino, visto che l'abbiamo chiuso stretto. Si porta via un po' di spazio comunque alla... Ok, come ripeto, magari da un lato ci mettiamo l'antiacqua e non è che ci sta dentro molto di più, dall'altra parte magari qualche attrezzo andiamo a risparmiare, a togliere comunque roba dalle altre borse, quindi avere qua una borsina comunque così è molto stabile con qualcosa dentro, avere comunque qualcosa in più per andare appunto a stoccare i nostri accessori è molto utile. Quindi questa è la nostra borsa Lomo attaccata. Poi andrò a montare quella dall'altro lato, però comunque e ha comunque un bel antiacqua attaccato dentro. È molto interessante come opzione rispetto magari a una Givi o altre marche, economica, comunque è waterproof, quindi di qualità abbastanza buona, semplice da montare e devo dire penso che faccia il suo sporco lavoro molto bene. Quindi ragazzi, niente, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace. In descrizione ovviamente vi lascerò il link di Amazon di questo prodotto e grazie ancora della visione. Ciao ciao!